Buongiorno e bentornati a Turid, un ribotrira l'altro. E anche questa settimana piove, ma fortunatamente nel momento in cui andiamo in onda un po' di sole timidamente ha fatto capolino dietro ai vetri. Speriamo che tenga perché siamo stufi e vogliamo che faccia primavera, così voi potete uscire, andare in libreria, comprare un bel libro e poi dopo andate al parco, ai giardinetti, lungo fiume e leggete, mi raccomando, leggete bene. Ve lo ricordo subito, anziché fare dopo la pubblicità, mettete sempre mi piace, sulla pagina di Torino Web TV, condividete le nostre trasmissioni. Alla fine di questa trasmissione, come di tutte le altre, la trasmissione sarà già disponibile sulla pagina Facebook e così sul nostro sito www.torinowebtv.it. E dove sul sito trovate anche tutta la biblioteca, la library delle trasmissioni precedenti di Torino Web TV. E se volete, quando la rivedete in replica, mandate avanti il cursore dei primi 5 minuti così ci vedete direttamente. Se volete scriverci, potete scriverci anche alla nostra, sia sulla pagina di Torino Web TV su Facebook, sia a turid@torinowebtv.it. Dette queste comunicazioni di servizio, oggi andiamo subito in medias res perché abbiamo un ospite illustre che io ringrazio prima di tutto perché è venuto su. Oggi è vero che lui ha alcuni appuntamenti torinesi che culminano poi in una presentazione del suo libro di cui tra poco parleremo alle 18:30 alla Libreria Fenice di Via Porta Palatina 2. Però ha anticipato il suo arrivo a Torino per venire a fare due chiacchiere con noi a Turid. Io ringrazio il professor Luigi Grazie Prunetti a voi. per essere con noi. Ecco. Allora, oggi la puntata si intitolerà L'enigma delle torri. Perché? Perché il libro di cui andremo a parlare, il professor Prunetti, che è un grande studioso di esoterismo e di simbolismo, ha scritto tantissimi libri, tra poco faremo vedere anche alcune copertine, ma questo libro, che tra l'altro è molto interessante e ha una bella leggibilità, parla di torri. Il titolo è in latino ed è Turribus Tenebrarum, il sottotitolo è L'enigma delle torri maledette, tra l'altro stampato dall'editore L'Arco e la Corte, che bisogna ricordarlo perché parliamo sempre di grandi editori, ma ci fa piacere spesso parlare di piccoli editori. Questo è di Bari, giusto? Esatto. Che è stato molto sollecito e molto gentile nel mandarci anche in libreria un po', del suo catalogo, che è molto bello. Allora, questo libro parte tra l'altro da una frase, volevo ritrovarla perché me l'ero segnata prima, eccolo qua, da una frase di René Guénon, di cui abbiamo parlato qualche trasmissione fa. La costruzione di torri rappresenta l'universale esigenza umana di riunire il cielo e la terra per riprodurre la situazione esistente all'inizio dei tempi. Le torri sono una manifestazione del nostro desiderio di sfuggire al mondo della geografia temporale e profana, che continuamente ci ricorda la nostra natura mortale, per riunirci ancora una volta all'eterno, all'infinito, al sacro, che è veramente una frase bellissima. Ecco, lei è partito da questo, è partito da questa frase per scrivere il libro o aveva già in mente... No, sono partito da altro, sono partito da un Perché le dato torri nella biografico, letteratura sì, e non solo. da un dato biografico, cioè il mio primo lavoro fu un articolo per l'Universo, la rivista dell'Istituto Geografico Militare, ed era sui castelli del Casentino, la prima valle dell'Arno in Toscana. E dunque ebbi l'avventura di andare a visitare tutti questi castelli, integri o ridotti in ruderi, e mi resi conto che su ogni castello, su ogni torre, aleggiava sempre una leggenda o un fatto storico più o meno mitizzato, oscuro. Vi era la contessa chiusa fino a che morte non l'aveva colta nelle segrete, oppure il feudatario ucciso dai figli, comunque sempre qualche cosa di estremamente fosco. E notai questo contrappunto. La torre, il castello come luogo oscuro,
contrapposto a un altro tipo di torre, al campanile, che invece è un segno di speranza, di salvezza e di gioia. Basti pensare al suono delle campane che chiamano come a festa tutta la comunità. E da allora mi è venuta l'idea di soffermarmi su questo aspetto, il lato oscuro della torre e del castello. Poi in seguito mi sono imbattuto in altre pagine di Guénon, in pratica in una recensione, siamo nel 1936, che lui fa sul libro Viaggio in Arabia e dove parla per la prima volta di questo arcano, delle sette torri del diavolo. Cosa sarebbero le sette torri del diavolo? Guénon, nonostante poi la sua conversione all'Islam, il suo trasferimento al Cairo, aveva un'impostazione quasi dualista, forse dovuta alla frequentazione, alla conoscenza dei grandi storici delle religioni che allora vivevano e scrivevano in Francia. Però ha questa idea che sulla Terra si contrappongono dei centri iniziatici e dunque positivi a dei centri anti-iniziatici o contro-iniziatici fortemente negativi. E questi sette centri anti-iniziatici sarebbero rappresentati da alcune torri poste in luogo particolare del pianeta. Questo incontro con Guénon mi attrasse molto. Decisi di fare di approfondire lo studio, di saperne di più. E allora, leggendomi tutto l'epistolario di Guénon, vidi che egli era spesso tornato sull'argomento. La prima sua lettera scritta al suo corrispondente rumeno, Geticus, è del 1937. L'ultima lettera nella quale parla delle torri è del 1950 e è inviata a Evola. Dunque, per un lunghissimo tratto di Sono tempo. pubblicati questi carteggi? Perché alcune cose sono pubblicate. Allora, Insomma, mi ricordo che in passato dunque, c'erano. ultimamente è stato pubblicato un libro che riporta in sunto molto dell'epistolario di Guénon. Altre parti, tutto l'epistolario di Guénon non è mai stato Infatti. pubblicato, però si trova sul mercato sotto forma di fotocopie rilegate a un prezzo abbastanza elevato. La grossa difficoltà non è la lingua, non è certo il francese, ma è la grafia di Guénon. Guénon veniva da studi scientifici e Ai aveva ai ai. una grafia paramedico, cioè difficilissima da Ho un medico in leggerla. famiglia, per cui posso Ma immaginare che la decrittazione sì, sia non è pari a un facile. geroglifico quasi. Sì, non è facile, non è facile. E sì, ma si trovano, si leggono con facilità, ecco. Sì, in Italia purtroppo io per esperienza da libraio ho sempre avuto per le mani alcuni carteggi, ma non tantissimo materiale in realtà. Ecco perché domandavo. Ecco, quindi lei ha fatto questa ricerca e da qui è partito E da per. qui sono partito prendendo la prima torre maledetta che Ecco. sia nell'immaginario collettivo, la torre di Babele, no? Genesi 11, dove si parla di questo affronto a Dio che Nimrod, il re cacciatore, il re guerriero, il re fondatore di città, fra l'altro avrebbe fondato anche Ninive, volle innalzare al cielo. In Genesi non si parla dell'abbattimento della torre, ma solo della divisione degli uomini attraverso la confusione delle lingue. Però nei testi pseudo-vetero-testamentari, come il libro dei Giubilei, si parla anche dell'abbattimento proprio della torre. E il mito della Torre di Babele è sempre stato un mito estremamente negativo, fino alla codificazione iconologica che si deve a Bruegel il Vecchio, il quale per dare un'idea della Torre di Babele creò questo strano modello
a torta nuziale, ispirandosi a due esempi di architettura per lui estremamente negativi, il minareto spiraliforme di Samara e il Colosseo, il luogo dell'antichità dove i pagani avevano martirizzato i cristiani. E tira fuori questa strana torre, il cui modello poi sarà ripreso da tutti fino a tempi recenti. Sì, anche Ecco. De Sì, anche De Chirico, Chirico di fatti anche De riprende Chirico, il modello di tanto Bruegel. per dirne Sì, uno. sì, sì. Poi qui nel capitolo dedicato alla Torre di Babele si parla ovviamente anche di Borges, Certo, 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 non certo, 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 non se ne può fare a certo. meno. Come dicevo, quello che mi ha colpito è che è una lettura anche per chi è curioso, ma non è forse iniziato a certi argomenti, può essere una lettura comunque abbastanza scorrevole, che più che altro mette molta curiosità, perché poi qui c'è una buona bibliografia per chi vuole, può Sì. anche andare a scoprire, può andare in biblioteca, in libreria, si parte da un capitolo e si arriva poi ad aprirsi, si ramifica, ogni capitolo Sì, si ramifica con altre ricerche che possono essere fatte dal lettore, volendo, volendo. ma un libro di questo genere deve avere proprio questa capacità, quello di aprire al lettore altre strade, motivi di approfondimento, ricerche a sé stanti, indipendenti, perché in un libro come questo entrano tanti temi. Oltremodo apparentemente distanti fra di loro, ma che hanno un minimo comune multiplo, la paura del male. Sì. Un altro capitolo interessante per me, libraio che lo tratto, ma anche per chi ci ascolta perché è molto sensibile all'argomento. Fra le varie torri si parla della Torre dei Tarocchi, che è un Sì. argomento. I tarocchi, che in questo periodo se ne è fatto addirittura una generalizzazione enorme, e se ne occupa anche chi potrebbe anche non occuparsene, perché ci sono alcuni che dopo aver letto un paio di libri o girato un paio di carte dicono: ecco, adesso io sono un tarologo, sono uno studioso dei simboli dei tarocchi. Qui è interessante perché vedo che ci sono anche, in capo a tutto, vedo che ha citato il testo di Wirth sui tarocchi, che è forse uno dei testi più belli per quello che riguarda lo studio degli arcani maggiori, ben inteso, Sì, ecco. è un testo Sì. fondamentale, ormai data più di un secolo, però rimane sempre un testo di riferimento, anche l'individuare negli arcani due modelli diversi di iniziazione, quella secca e quella umida, no? Due processi alchemici distinti che portano allo stesso risultato, è notevole. La lettura è una lettura, diciamo, classica della simbologia dei tarocchi, che poi trova anche altri autori, interpreti moderni che la vedono in maniera diversa da lui. Jodorowsky, ad esempio, dà alla torre un significato quasi positivo, no? Il significato di cambiamento radicale, dunque anche di rinnovamento, perché tutte le volte che vi è una scelta implica degli abbandoni, ma anche degli orizzonti nuovi che si aprono di fronte alle persone. Però a noi la lettura, una lettura in questo senso a me non interessava. A me interessava il messaggio simbolico, archetipico della torre, che è sicuramente negativo, tant'è vero, nei primi mazzi di tarocchi, io faccio riferimento ad esempio alle minchiate fiorentine che comunque erano già in uso nel XV-XIV secolo. L'arcano della torre, che è il quindicesimo, non il sedicesimo, perché nelle In quel minchiate mazzo. manca una figura femminile di riferimento, la papessa non c'è. Ecco, in quel mazzo, la torre, viene rappresentata come sembra un quadro di Masaccio, la cacciata dal paradiso terrestre di un uomo e di una donna che fuggono da una torre, sicché è proprio una carta di maledizione, di smarrimento, di crollo.
E questo era il significato originario della torre. Poi, naturalmente, in una lettura dei tarocchi, come mezzo di lettura del destino, è ovvio che ogni carta deve avere la possibilità di individuare, strade diverse, altrimenti la lettura sarebbe matematica, la potrebbe fare un elaboratore elettronico, sarebbe tutt'altra cosa, Sì, insomma, una no? serie di combinazioni, Le esatto. possibilità devono essere notevoli, altrimenti che ci sta a fare il cartomante? Ma è un'altra cosa. Ma quella è un'altra cosa, però. Un'altra cosa. Allora, noi facciamo una piccolissima pausa, per pubblicità e poi ritorniamo con Luigi Prunetti per parlare ancora un attimo di The Turris Tenebrarum, edito L'Arco e la Corte, e anche facciamo, visto che abbiamo portato alcune copertine di suoi libri, visto che la produzione di libri di Luigi Prunetti è piuttosto vasta, abbiamo preso fior da fiore, magari diciamo due parole su quei Va libri che bene, abbiamo volentieri. portato. Grazie. Ed eccoci tornati a Turid, un libro tira l'altro. Eccoci qua, siamo ritornati in diretta con il professor Luigi Prunetti. Mi raccomando, seguite tutte le nostre trasmissioni che questa settimana però finiscono con Turid perché i nostri ragazzi della sindrome di Asperger con il cassetto dello gnomo ci sono ogni 15 giorni, quindi ci saranno sabato prossimo. Per cui le trasmissioni di Torino Web TV riprendono lunedì con la Maria, poi con Sparati Alfredo e avanti così. Ecco, torniamo a noi. È vero che la puntata di oggi si chiama L'Enigma delle Torri perché celebriamo e parliamo del suo libro, del suo ultimo libro, De Turribus Tenebrarum, che questa sera ricordo per chi ci segue in diretta o ci seguirà a breve, che il professor Luigi Prunetti sarà in via Porta Palatina 2 alla libreria Fenice per una conferenza proprio sul libro dove appunto risponderà anche alle vostre domande. Abbiamo detto prima della pubblicità che la sua produzione è ricca, perché comunque da studioso, da scrittore, da saggista ha prodotto parecchi titoli. Io ho preso fior da fiore qualche titolo, chiedo al nostro Sergio di mandarceli. Ecco, questo per esempio è un testo che va in quella collana degli Oscar, quelli azzurri, nu Nuovi Misteri, se non sbaglio, gli iniziati. È già di qualche anno fa, vero questo? Sì, mi sembra che sia del 2014, 2013-2014. Brevemente vogliamo dire due parole su questo libro. Ma questo è un libro che vuol
svelare, indicare quali siano i temi fondamentali della massoneria, cioè vuole essere un avviamento alla massoneria, ma non per coaptare, solamente per illustrare, al di là dei miti, al di là delle leggende, più o meno recenti, più o meno antiche, cosa sia in realtà la massoneria. Sicché consta di una prima parte che parla della storia della massoneria nel mondo e in Italia, e dell'antimassoneria, perché la massoneria ha sempre avuto, dal 1738 in poi, tantissimi nemici, persone che l'hanno mai malvista e le hanno attribuito tutti i mali del mondo. Poi parla dell'aspetto dell'iniziabilità che esiste in massoneria con i suoi riti nei primi gradi, prosegue esaminando cosa mai sia un tempio massonico, la simbologia che contiene, e quindi passa ai sistemi di alti gradi, ai cosiddetti riti massonici, ne prende in esame, i riti massonici sono moltissimi sistemi di alti gradi, ne prende in esame 12, 13 mi sembra, e alla fine conclude con il linguaggio segreto della massoneria, cioè il valore simbolico che i massoni attribuiscono a moltissimi oggetti e cose. Si va dagli attrezzi di lavoro, i simboli più classici, fino a un simbolismo vegetale, a un simbolismo animale, a un simbolismo araldico notevole. E infine il linguaggio, con le abbreviazioni, con formule di rito particolare, con un alfabeto massonico che sembra un sistema di criptaggio, ma in realtà è sono segni grafici del tutto simbolici, anche questo. Si conclude con una vasta bibliografia. Un Ecco, libretto sì, è un libretto per perché nella chi collana vuole degli si Oscar, informare, però certo. è molto informativo, quindi Certo. è anche qui, come dico, per un pubblico che anche il curioso ci si può avvicinare senza problemi così, di conoscenza precedenti, di preconoscenza. Un altro, ecco, qui l'ho messo perché è un personaggio che tutti noi amiamo moltissimo, Ugo Pratt e il suo Corto Maltese. Questo tra l'altro stampato da Tiferet, da Mauro Bonanno di Tiferet, che salutiamo, dopo averlo incontrato confinato nella tenda di cui parlavamo al Salone del Libro. Ecco, questo è un ricordo, è un piccolo libro sulla figura di Ugo Pratt e conseguentemente sulla sua opera. Sì, a me è sempre interessato particolarmente l'opera di Pratt, forse perché ho avuto la fortuna di conoscerlo tantissimo tempo fa, quando ancora era in buona salute, e l'ho frequentato relativamente, però sono sempre stato innamorato della sua opera. Nel 2001 organizzai un convegno su Pratt e in quell'occasione facemmo pubblicare dalla Lizarda una edizione speciale di Fabola di Di Venezia, Venezia. dove c'era anche una mia prefazione, e in seguito ci sono ritornato più volte sull'opera di Pratt, sulla figura di Corto Maltese e soprattutto su tutti gli spunti di carattere simbolico, di carattere iniziatico, esoterico in genere, che si ritrovano nelle avventure in tutto il mondo di Corto Ma Maltese. infatti mi ricordo che nel 2011, grazie a un amico parigino, avemmo anche un catalogo dal Musée de la Sì. Franc-Maçonnerie di Parigi, proprio in Sì. francese, avevamo fatto proprio una mostra Sì. E su Corto naturalmente Maltese. come non farlo, dato che Fabola di Venezia appunto inizia con i lavori in una loggia massonica, è anche una sorta di fabola un po' autobiografica, perché ci sono i ricordi della iniziazione di Pratt e della sua militanza in massoneria, ma anche in altre opere Pratt riprende questo Ritorna, aspetto sì. dell'iniziazione. D'altra parte
Era innamorato di tutto quello che fosse misterioso, strano, e i riti gli piacevano tanto. In una delle sue opere biografiche dice che lui era incantato, ad esempio, dalle chiese dei gesuiti, dalle chiese del Seicento, pieni di segni di morte e di ricchezza al tempo stesso, il nero e l'oro che si abbracciavano fra di loro, e i riti cattolici, anche quelli più complessi, quelli con maggior liturgia, lo rapivano, perché l'atto gestuale, che diventa atto simbolico e simbolo al tempo stesso, era una delle cose che lo affascinava più di tutto. Serve da fare una trasmissione solo su Pratt, perché è Sì, veramente ricco, c'è sì, veramente un materiale enorme. Concludendo questa piccolissima carrellata, ho ancora preso, questo è un libro invece molto corposo, L'eredità di Torquemada, sempre di Tiferet Edizioni. sì. Sì, io mi sono sempre interessato di antimassoneria, è un fenomeno che mi ha sempre affascinato. Ho iniziato nel lontano 1992 scrivendo un piccolo libretto per le edizioni del Campanile, una micro casa editrice ormai scomparsa che c'era a Firenze, Osetta Scellerato ed Empia. E poi in maniera ricorrente sono ritornato sopra l'argomento, arrivando poi alla Sinagoga di Satana, che pubblicai nel 2002, e questo praticamente vuole essere la mia ultima opera, perché non ci ritornerò più Sì, questo sull'antimassoneria. cos'è uscito l'anno scorso, Sì, forse, è recente, un paio di anni fa, 2017, sì, 16, 17. 2016-2017, mi sembra 2016, è un grosso manuale che esamina il processo antimassonico, che nasce in contemporanea con la massoneria in pratica, no? Nasce la massoneria, appena si ha notizia della massoneria, nasce anche l'atteggiamento antimassonico profondo, che ha il suo primo do di petto, con la bolla di scomunica di Clemente XII nel 1738. E poi via via si prosegue, attribuendo alla massoneria anche degli aspetti, dei momenti epocali. Ad esempio, la massoneria diventa la causa prima della grande rivoluzione, la rivoluzione del 1789. Si deve pensare che la grande rivoluzione sconvolse le coscienze di tutti gli operai, di tutti gli Gli europei. europei. Come si poteva pensare nel 1789, prima della convocazione dei tre stati, che un regno così ricco, così potente, la più grande potenza continentale, con una monarchia di origine antichissima, che aveva avuto anche dei monarchi santi di lì, in breve termine sarebbe saltata. Come si poteva immaginare che uno dei luoghi più sacri della cristianità, Notre Dame, sarebbe diventato poi, in un periodo di follia collettiva, il Tempio della Ragione? Come si poteva immaginare che Parigi sarebbe diventato un mattatoio di nobili e di preti? Come si poteva immaginare il progetto di una civiltà senza Dio, dove addirittura il calendario veniva completamente sconvolto e si ricominciava dall'anno zero? Una rivoluzione che voleva essere una rivoluzione totale, Totale proprio, totale, totale, che ha che cancellato cancellasse tutto il tutto, tutto, passato. tutto, tutto quanto. Più di ogni altra, e tu sempre l'uomo cerca di trovare una rispondenza causa-effetto. I procedimenti complessi e difficili, le concause non gli piacciono per sua natura. E allora si cercò di trovare un responsabile della rivoluzione, una potenza oscura, un burattinaio che avesse organizzato tutto questo. E l'abate Augustin Barruel scrisse questa sua enorme opera sulle origini del Giacobinismo. giacobinismo, che pubblicò fra il 1799 e il 1801 a Londra,
e che divenne un punto fermo dell'antimassoneria. La massoneria come origine di tutti i complotti possibili e immaginabili, la massoneria come con un fine prettamente eversivo, antireligioso, ma anche antistatale per la destabilizzazione dei regni, allora delle potenze. La distinzione fra massoneria e massone, perché la massoneria era una cosa nefanda, a tutto tondo, mentre invece il massone poteva essere un po' però allocco, perché era entrato dentro credendo che la massoneria fosse una cosa, mentre invece era un'altra, perché alla guida di tutta questa grande organizzazione vi erano dei personaggi sconosciuti che non comunicavano mai agli adepti quali erano i veri fini della setta. Allora, in conclusione, perché siamo arrivati alla fine, però è molto interessante perché così abbiamo avuto, in questi tre libri abbiamo avuto occasione di vedere quale sia l'approfondimento, la cultura e lo studio che Luigi Brunetti ha messo nel prepararli. Chiudiamo con volevo ancora segnalare che il libro, anche mi pare verso la fine, parla, visto che parliamo, è una trasmissione di libri, De Turribus Tenebrarum, parla anche di torri famose in un autore che ci piace moltissimo, che è Tolkien. Qui si parla del Signore degli Anelli, si parla del Silmarillion. È vero, in conclusione di De Turribus Tenebrarum, c'è un capitolo forse o due. Sì, perché è un autore Tolkien che Poi piace molto anche a ricchissimo me, dal ricchissimo punto di di vista spunti, di di simboli, riflessioni. riflessioni, metafore. Tolkien è uno di quei pochi autori che ha dipinto un mondo, che ha creato un mondo, una dimensione, un universo completamente nuovo, ma perfettamente funzionante. E anche il Tolkien, Una lingua, una anche perché lui è un lingua, tre professore di lingue lettere, tre lingue, addirittura, tre lingue. l'elfico, il Sì, Equa, ce ne sono nanese. diverse, due lingue elfiche, poi c'è la lingua degli orchi. Tempo fa ho assistito a un concerto in lingua degli orchi, sì, che è bellissimo, no? E poi appunto è un libro che lo si legge la prima volta. Io l'ho letto 3 volte a 15 anni, a 30 e a 45, proprio sempre a 15 anni di distanza, e ogni volta lo si può leggere con un occhio diverso a seconda di quello che è il tuo cammino, nella via, nella vita, nella letteratura, il cammino che può essere iniziatico oppure di letture tue, ecco, insomma, per cui è un mondo enorme. E ovviamente non poteva non esserci uno sguardo a volo d'angelo, se vogliamo, perché questo libro comunque è un libro, insomma, Agile agile, contenuto. contenuto, però anche da lì si può partire per una ricerca ulteriore o per una rilettura, perché il bello di libri come il suo è che magari spingono a una lettura o una rilettura di altri testi e ci portano ad approfondire o a vedere il nostro cammino in maniera diversa. Allora, io ringrazio tantissimo Luigi Grazie a Brunetti per voi, essere grazie intervenuto alla a lei. nostra trasmissione, è stato un vero piacere. Vi do appuntamento alla prossima trasmissione di Turid. Come ho ricordato già all'inizio, se non ci avete seguito da subito, la trasmissione tra poco sarà nuovamente disponibile. Mandate avanti il cursore di 5 minuti e potrete vederci. Condividete, condividete, condividete e ci vediamo presto. Grazie mille e buona giornata.